sentitevi tutti, tutti corresponsabili di questa cosa, perché per un giorno, vuoi dire, ce l'ha, potevi fare direttore dell'unità, non lo so, è successo questa cosa qua, il direttore avete conferma all'affinto posto, me lo hanno chiesto, sarà così, è stato così, andiamo avanti, vediamo. Maurizio Belpietro dice: ho firmato per un giorno l'unità pur non condividendone i contenuti, solo per evitare che la testata morisse. Mi hanno coperto di contumeli e chi ha fatto sparire il giornale dalle edicole grida al sacrilegio, un parlamentare PD. Attenzione, chiaramente questa cosa ha suscitato non così, non teme confronti. Qualcuno diciamo, lo mette a confronto. Con la copia in edicola firmata da Belpietro, la frase di Cuccini e alcuni audaci in tasca all'unità è diventata una profezia. Speravo di morire prima, obbligatoria, qualcuno ricicla uno striscione. Se ho capito come funziona la prossima festa dell'unità dovremmo vedere Belpietro cucinare le salamelle. Prospettiva possibile. Maurizio Belpietro, direttore dell'unità, tecnicamente è necrofilia. Belpietro, direttore dell'unità, è un po' come se Bergoglio diventasse il leader dei Black Sabbath, più o meno. Ormai i tempi sono maturi per Toni Nelli, direttore di Focus. Attendo Olinda Rosa a dirigere Famiglia Cristiana. Io vorrei parlare solo della libreria alle spalle di Belpietro, che qualcuno comincia a notare i particolari. Nella libreria di Belpietro due dizionari, un suo libro, una pianta. Vabbè, diciamo più o meno. Andiamo avanti. Comunque io ci avrei messo anche i 15, così faceva spazio, occupava tasto. E poi sono più guarnite quelle finte dell'IKEA. Era in collegamento dal negozio dei mobili. Possibile. Bene, andiamo avanti. Prossimo punto, numero 8. Numero 8. Allora, c'è questa notizia. Molti psicologi sostengono che le coppie veramente felici condividano pochi dettagli della loro relazione. Quelle che invece postano di più sono meno felici di quanto si possa pensare. Un commento. Se lo dicono gli esperti, allora sarà vero. Sondaggio rapidamente, qui in studio ci sono delle coppie, ci sono coppie in studio, coppie, coppie, voi siete felici? Sì? Postate molto? No? Ok, altri? Coppie? Mediamente? Così? Avete molte, twittate molto? No? Felici? Vedi, viene confermata. Coppia? Sì? Siete felici? No. Sì. Ok, venite un attimo qua, venite un attimo qua, venite un attimo qua, venite un attimo qua. Venite un attimo qua, venite un attimo qua, mi piace questa indecisione di fondo. Ok, no, perché devo capirla, sta cosa è importante. Allora, tu ti chiami, ragazza? Elisa. Elisa, tu? Io sono Marco. Marco, benvenuti, di dove siete? Di Milano. Milano. Siamo... Ok, questo però non giustifica tutto, eh. Io ok, prego. Ok. Allora, però non Milano, Milano. Milano, 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 no, Milano. No, no, no. No, bensì? Abbiate grasso. Abbiate grasso, abbiate grasso? Sì. Abbiate grasso, abbiate grasso, centro. Centro. Ok. Centro. Allora, voi siete una coppia felice? Sì. Sì. E tu hai detto no però. No, prima. Ma perché mi sono confusa. Ok, avete social? Sì. Li usate molto? No. No? Twittate no. Molto? Che avete? Facebook, Instagram, Twitter. E scrivete le cose vostre su questi no. Social? No. E quindi siete? Felici. Felici. E quindi, quindi è giusta, la ricerca è giusta. È giusta. Un applauso a Marco e Elisa, prego andate. No, aspettate, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Allora, aspetta un attimo. Allora... Loro twittano poco, scrivono poco, ma Marco è comunque un po' grafomane, da un certo punto di vista, nel senso che tu non lo sai, lo so io. Lui tende comunque a scrivere mail, no? Scrive mail, lui scrive mail. E ne abbiamo qua una mail scritta da Marco. Ce l'abbiamo? Regia, ce l'abbiamo una mail di Marco? Eccola qua. Allora, Marco Ottolini, sei tu? Sono io, sì, sono sei io. Sei tu, perfetto, stai buona Elisa. Allora, lascia fare. Allora, Marco Ottolini scrive il 7 marzo alla redazione di Propaganda Live una cosa divertente che non farò mai più. Qua c'è una citazione, Foster Wallace, eccetera, eccetera, quindi fa capire pure lo spessore dello scrivente. E scrive, a questo punto Marco, chiedo a te di leggere. Facciamo questa cosa. Va bene. Ok? Ok. Peggio. Telecamera su Marco e su Elisa. Elisa, non ti defilare, perché è interessante, riguarda anche te questa mail, credo. Prego Marco. Vi scrivo per chiedere se fosse... Se... Allora, riparto. Tranquillo, prenditi tutto il tempo che vuoi. Vi scrivo per chiedervi se fosse possibile farmi un favore. Sì. È probabile che questa cosa ve l'abbiano già chiesta. Ed è probabile che voi, per delle vostre ragioni plausibili, abbiate già risposto a qualcuno dicendo che non si poteva fare.
ma io ci provo comunque, che altrimenti mi rimane nel cervello. Faccina. Ok, andiamo avanti. Io ho una compagna, si chiama Elisa, stiamo insieme da più di 10 anni. Ogni venerdì, noi che abbiamo una compagnia teatrale e giriamo molto la sera, ogni venerdì comunque noi siamo davanti al PC a guardare Propaganda Live. È il nostro rito. Stai calma, non t'agita. Il nostro momento di intimità in una vita costantemente in mezzo alla gente. I nostri momenti di intimità siete voi, pensate un po'. Ecco, questa cosa a me un po' mi ha imbarazzato, cioè nel senso... No, nel senso, cioè, il momento è bella, però al tempo stesso un po'... Prego, vai avanti. Vi scrivo tutto questo perché credo sia arrivato il momento di... Così vuol dire zitti. E ad un momento di chiedere ad Elisa se mi vuole sposare. Marco, non ti deconcentrare proprio adesso, è il momento più delicato. Zitti! Vado avanti? Vedi tu, decidi tu. Ormai. Vi chiederete se sono pazzo. Lo siamo chiesto. Vi chiederete se so quello che sto facendo. Vi chiederete se sono sicuro che lei risponderà di sì. Ecco. La risposta alle vostre domande è non lo so. Capite? Ma mi piacerebbe farlo. Sappiate che anche in caso di risposta negativa le divanate insieme ad Elisa il venerdì sera continueranno. Per niente al mondo le perderemmo. Aspetto vostre, grazie ancora. Allora, aspetta, stai tranquilla Elisa. Come si dice in questi casi, ci devo pensare. Pensaci, intanto lui ha detto aspetto vostre, quindi noi abbiamo ricevuto sta mail, diciamo vedi c'è sta un pazzo così, quindi telefonato, prego regia, abbiamo un video? Ok. Pronto? Marco? Ciao, sono Diego Bianchi. Ciao Diego, ciao. Come stai, tutto bene? Sì, tutto a posto. Sono 2 settimane che proviamo a chiamarti, se dipende da sta cosa te ne sposi mai. Senti, che dobbiamo fare per far sì... Ma lei poi ti dice di sì? No, non si sa. Vabbè, noi lo famo, quello che succede poi. Sì, vediamo cosa succede, sì, infatti anch'io, chi lo sa cosa succede. Chi lo sa, ok. È un punto di domanda anche per me. Lei sarà contenta di questa cosa, sarà felice di sto sputtanamento televisivo così. No, tra l'altro c'è stata pure un'altra coppia che voleva sposarsi da noi, ma poi ha preferito andare a San Pietro. Sì. Che sono venuti qua e poi il giorno dopo tipo lui gli ha dato l'anello a San Pietro. Vabbè, comunque. Vabbè, ok. No, io non voglio fare in trasmissione. Certo, beh, giusto. Se uno è mitomane. Ali alti, è giusto. Chiaro, trasmissione, che fai? Come fai per strada? Ma lei ti ama? Sì. Non ne ammazza. Se questa è lì alle convenzioni. Ah, va bene. Sì, dai, diciamo di sì, insomma. Vabbè, ma io vado a fare i tuoi, era per capire. Allora, queste sono le premesse. Allora, potete venire un attimo un po' più in qua. È inutile che te ne vai, cioè, qua siamo tanto, finché non risolviamo questa cosa. Allora, a questo punto, allora, intanto scusate, il pubblico, lei cosa dovrebbe rispondere secondo voi? Sì. Ok, questo è solo per mettere un po' di pressione. Ok, allora a questo punto ci vuole in questi casi, allora ci vuole tipo una musica. Perfetto, poi ci vuole anche un anello, diciamo, un prego Mirko, avanzi, prego. Ok, ottimo, perfetto, allora. Dai l'anello, no, tranquillo, tu fai Mirko, piacere, Elisa, dai, già c'è già una situazione complicata, Mirko, ok, prego, andiamo a scemare, ok, a questo punto
giocatela come solo tu sai fare. Che non so come sia, però. Aspetta, devi, aspetta, però ti serve il microfono perché sennò ragione, diventa una cosa troppo intima. Okay. Ha deciso di farlo in televisione, facciamo partecipare tutti quanti, prego. Te dico semplice. Elisa, lo so che non te l'aspettavi questa cosa, ma mi vuoi sposare? Aspetta, aspetta. Aprilo. Aprilo. Apro. E che ne so, fa come te pare. Che ne so, è tua la trasmissione. Ho capito, ma quello è tuo, sei te che te devi scusare, mica io. E lo devo aprire prima. Adesso devi aprire. Okay. Sì, adesso. Ok, sempre con dei tempi un po' televisivi pure. Ok. Ok. C'è sempre quella cosa che siamo in televisione. Ok. Questo è un vero anello di Codognotto. Mi ha detto... Per un grande amore ci vuole un grande anello, questo mi ha detto di dirlo a Codognotto, quindi non posso... Applauso al maestro Codognotto, questo è l'anello... Cosa? È l'anello, non so se te la cavi così. No. No? No? Abbiamo... No, non era la risposta. Ok, sbagli sempre le risposte però. Allora, questa è un'altra cosetta sempre sua, che non c'entriamo niente, ok? Questo momento dura 37 minuti, ma è bello però. Elisa. Vai. Sempre io, scusa. No, faccio vedere, tu sei quella emozionata. Elisa. Lo so che non te l'aspettavi, la rifaccio uguale, ma mi vuoi sposare? C'ho i tempi televisivi per... Rispondi! In qualche modo. Yes. Un grande momento di televisione, interrotto solo ed esclusivamente dalla pubblicità. Non si interrompe un'emozione, a quelli si sposano, a Propaganda Live, succede anche questo.